Per oltre un millennio, una sola arma domina i campi di battaglia del Giappone. Un'arma così spaventosa da poter tagliare un uomo in due. Eppure, crea una nuova forma di arte e di spiritualità. Questa spada di rara bellezza e dalla struttura assolutamente perfetta ha dato vita a una vera e propria fede aristocratico-guerriera. Non esiste nessun'altra arma al mondo alla quale si attribuisce una propria spiritualità. La spada giapponese non ha rivali al mondo. Possiede tutti i requisiti di un'arma semplicemente perfetta. Soltanto avvicinandoci a questo mondo fatto di fonderie, mastri fabbri e scuole di guerra, potremo scoprire il segreto della perfezione. Un segreto che si cela nella tradizione secolare di una scienza lontana, che conferisce a questa spada forza e potenza senza precedenti. Preparatevi ad ammirare in tutto il suo splendore una delle creazioni umane più antiche e sorprendenti. Conoscerete fra poco la leggenda della spada del samurai. La nascita della spada samurai risale a prima del X secolo, ossia quando l'elite dei guerrieri giapponesi è al servizio dei signori feudali. Con il nome di samurai, che vuol dire coloro che servono, essi crescono in prestigio e potere. Solo alcuni uomini scelti tra l'aristocrazia possono diventare samurai. Significa una vita di allenamento e disciplina che separa i discepoli per sempre dal resto della società. Essere un samurai significava onore, orgoglio e il senso di appartenenza a un'elite. Erano certamente i migliori, perché solo i migliori venivano scelti. Per uno storico del calibro del dottor Stephen Turnbull, la lama samurai ha creato una leggenda. Incredibilmente resistente da dividere un corpo in due e altrettanto precisa da sezionare un capello. Disegnata per tagliare qualsiasi oggetto, questa spada dà vita a una nuova tecnica di combattimento. Per molti, la spada a katana, comparsa intorno al XVI secolo, rappresenta la combinazione perfetta tra tecnica, bellezza e precisione. Una lama ineguagliabile. Shimane, a sud-ovest del Giappone, nasconde un luogo in cui si produce ancora il metallo della vera spada katana. Lo chiamano la casa degli dei, questo angolo di mondo in cui è ancora possibile trovare i rarissimi minerali grezzi con cui si forgia un unico tipo di acciaio. Ogni singola spada katana nasce in un crogiolo di fuoco in fondo a una fornace di ferro. Ecco la tatara, ovvero il forno fusorio tradizionale. È l'ultimo rimasto in Giappone. I segreti di questo secolare strumento affascinano i moderni esperti in metallurgia come David Starley. Il forno fusorio tradizionale giapponese è noto con il nome di tatara. Misura 3 metri in lunghezza, 1 in larghezza e 1 o 2 in altezza. Ai lati presenta una fila di prese d'aria o ugelli. Kiara Akira è al mondo uno degli ultimi maestri a usare il tatara tradizionale. Può restare sveglio per 3 giorni e 3 notti a osservare la fornace e lavorare quei materiali fino alla realizzazione della più tagliente delle spade. Paragonata al normale minerale ferroso, la sabbia ferrosa di questa zona è incredibilmente pura. Contiene molte meno impurità come zolfo e fosforo che rendono friabile il ferro e l'acciaio.
La magia ha inizio quando il carbonio del carbone si fonde con la sabbia ferrosa a formare un unico tipo di acciaio. I giapponesi chiamano questo acciaio grezzo Tamahagane. Nel giro di un'ora, la sabbia ferrosa si posa sul fondo, che si chiama letto di fuoco. Guardandolo si vede chiaramente dal colore se è diventato o no Tamahagane. In parte perché non si fonde mai completamente, questo acciaio grezzo trattiene proprietà fisiche e chimiche che sono essenziali alla spada katana. A livello atomico viene trattenuta una piccola quantità di carbonio, abbastanza da conferire alla leggendaria spada la sua prima caratteristica di unicità. Il carbonio aiuta ad assorbire i colpi avversari, diminuendo la rigidità dell'impatto sia in attacco che in difesa. Ma una buona spada deve essere molto più che flessibile. L'esperto in metallurgia David Starley lavora con la Royal Armouries nel Regno Unito. Questo tipo di ferro è praticamente puro e, come possiamo vedere, molto dolce. Piegandolo torna su leggermente. È abbastanza elastico, non si rompe, però non si affila facilmente. Quindi si ricopre la katana con un altro strato di acciaio puro, con meno impurità come lo zolfo. Ecco come diventa affilata come la lama di un rasoio. Questa combinazione unica di ferro e carbonio della spada katana crea un'altra magia: durezza e flessibilità. E nelle mani di un esperto samurai acquista poteri che trascendono persino le sue qualità tecniche. In Giappone questa arte è stata perfezionata secoli or sono. Una temperatura superiore ai 1000 gradi centigradi fonde l'acciaio dolce e quello duro in una lama bimetallica. È interessante notare che la lama di questo seghetto, detta bimetallica, possiede le stesse proprietà che troveremmo nella lama di una spada giapponese di 1000 anni fa. Al termine del secondo giorno, il forno ha già divorato circa 2/3 di 26 tonnellate di carbonio e sabbia ferrosa. Il forno è simile ad un essere umano. Immaginiamo che il ferro e il carbone siano il cibo di cui esso si nutre. Mangia e quindi digerisce. In questo modo produrrà buon tamahagane. Chiara, un uomo di oltre 70 anni, conserva una passione per un lavoro tanto faticoso fuori dal comune. Lentamente il ferro incandescente divora le pareti del forno. Sotto c'è un vano profondo 3 metri. Basterebbe anche poca umidità, proveniente dal suolo, a rovinare il prezioso metallo. Si dovrebbe ricominciare tutto dal principio. Strati di cenere e carbonella sollevano il forno da terra e 2 canali di ventilazione costeggiano entrambi i lati. A temperature superiori ai 1000 gradi, ogni impurità cade sul fondo del forno, lasciandosi dietro l'acciaio puro. Privo di qualsiasi ausilio della moderna tecnologia, il maestro Chiara ascolta il rumore del fuoco. La loro piccola teca è dedicata a una divinità che credono li protegga dal pericolo. Dopo aver alimentato il fuoco per 36 ore, sono tutti esausti. La posta in gioco non è certo una lama d'acciaio. Questi uomini lavorano per tenere in vita una cultura basata su una tradizione antichissima. La mattina del quarto giorno decreta che è venuto il momento di aprire il forno. Ho visto il nucleo. Sembra che vada tutto bene, è un sollievo. Meno male. Ma non è ancora il momento di cantare vittoria.
Fino a che l'acciaio non è fuori dal forno, è impossibile sapere se sarà davvero adatto per la spada del samurai o buono per forchette e coltelli. Dieci uomini hanno lavorato incessantemente per 3 giorni e 3 notti. La domanda è se la reazione chimica tra il ferro e il carbonio dentro il forno ha funzionato e se ha prodotto la qualità di acciaio adatta a realizzare la migliore spada del mondo. Sono attimi di tensione quelli in cui le pareti del forno si abbassano, lasciandosi dietro un cumulo rovente che sembra lava fusa. Ci sono volute 26 tonnellate di minerale ferroso e carbone per produrre questo acciaio grezzo che chiamano tamagane. Se è della giusta qualità, può anche rendere $50,000, che è circa 50 volte il valore dell'acciaio ordinario. Ora, il maestro Akira Kihara deve scegliere i pezzi adatti che andranno nelle mani degli artigiani. Dipende tutto dalla percentuale di carbonio presente nell'acciaio. Troppo poco carbonio renderebbe la spada troppo debole. Troppo comporterebbe un elevato rischio di rottura. I punti più propizi dai quali estrarre campioni di minerale sono le pareti, dove cioè c'è stata sufficiente ossidazione. All'Università di Leeds, nel Regno Unito, il professor Stephen Turnbull è un esperto di storia samurai. C'è un aspetto eccezionale nelle spade del samurai. Probabilmente nessun fabbro avrebbe saputo scrivere o raccontare cosa ci fosse di speciale nella composizione dell'acciaio che usava per renderlo così unico. Eppure in qualche modo ci riusciva. Forse questo, insieme all'uso della spada, hanno rappresentato una forma di perfezione destinata ad attraversare millenni di storia. È come quando nasce un figlio. Vale sempre la pena aspettarlo. Sono molto felice. Grazie. Dopo la selezione, i pezzi scelti del tamahagane vengono testati a Sakurai, una cittadina al centro del Giappone, a 50 km da Kyoto. Sakurai è la città natale di uno degli artigiani più celebri, Gassan Sadatoshi, la cui famiglia fabbrica spade da oltre 800 anni. Ma non si tratta di un semplice mestiere, bensì di una filosofia di vita. Il loro nome è quello di una montagna sacra che hanno scalato per pregare Buddha prima di forgiare una nuova spada. Hanno fuso questa spiritualità con la spada, come ci spiega Ian Bottomley, amministratore senior della Royal Armouries britannica. Il forno con cui lavorano è considerato un luogo sacro. Ognuno ne cela uno dentro di sé, al quale l'artigiano rivolge le sue preghiere tutte le mattine, prima di iniziare a lavorare. I pezzi di acciaio grezzo arrivano dalle fonderie, che distano 300 km da qui. Insieme a suo figlio, che è anche il suo assistente, Gassan Sadatoshi esamina il tamahagane per vedere se potrà ricavarne la sua prossima spada. Cerca pezzi pesanti di un colore argento brillante. Tutti quelli grigi scuri o grezzi vengono scartati. I grandi maestri artigiani del Giappone erano molto più che semplici fabbri. Non erano solo coloro che davano al metallo la forma di una spada, erano degli alchimisti che indagavano nei misteri del metallo, come si fonde, come si plasma, come si batte. Potevano non conoscerne le proprietà chimiche, ma con anni di pratica, apprendistato e passaggi di consegne ai propri allievi, sono stati in grado di decifrare questo mistero e trasformarlo in qualcosa di molto, molto reale. La spada del samurai. Esiste veramente un solo modo per far propria questa arte, ed è l'apprendistato. Un percorso formativo certamente non dei più semplici. Per gli studenti di Gassan ci vogliono molti anni anche solo per imparare gli elementi essenziali alla creazione di una spada. Vivono insieme, si occupano della casa,
e lavorano con il loro maestro 6 giorni a settimana. All'inizio si concentrano sul carbone e sul forno, poi gradualmente approcciano l'arte del forgiare. Dopo qualche anno cominciano a lavorare sulle proprie spade. Ma per coloro che vanno avanti, ci vogliono almeno altri 5 anni prima di potersi ritenere dei veri maestri. Per creare questa nuova katana ci vorranno 3 uomini e 3 mesi di lavoro. Il calore del forno e il martellamento costante appiattiscono i pezzi che si incastrano perfettamente nel calco della nuova arma, sotto lo sguardo esperto e attento di Gassan. Esamino il grado di carbonizzazione di questi piccoli pezzi, che assume enorme rilevanza nella scelta di quelli che serviranno per realizzare la lama. I pezzi scelti vengono quindi incartati con della carta e ricoperti con un leggero strato di argilla e cenere per evitare l'ossidazione. Riscaldare l'acciaio a 1300 gradi lo prepara al martellamento, che unisce tutti i pezzi in uno solo. Occorre battere velocemente prima che la temperatura si abbassi, rendendo impossibile lavorarlo. Anche il martellamento serve ad eliminare ogni residuo di impurità. Il prodotto finito pesa fino al 50% in meno dei materiali grezzi. L'embrione della katana, finalmente, prende la forma di un unico blocco fuso. Ma solo dopo essere stato steso e battuto ripetutamente, per permettere al carbone di distribuirsi in modo più uniforme, il metallo comincia ad assumere le proprie sembianze. Questo processo di piegatura serve ad amalgamare l'acciaio e il ferro in modo che il blocco risulti compatto lungo tutta la struttura. Completamente fatto a mano, il procedimento è sorprendentemente accurato. Il carbonio infatti si estende per circa lo 0,7% in tutto il blocco. Gassan misura la concentrazione di carbonio dal colore dell'acciaio. Una dozzina o più piegature creano circa 5.000 strati individuali per ogni centimetro di acciaio. Sono questi strati che formano un modello chiamato Iada, la pelle del metallo. Lentamente il blocco stratiforme prende la forma dell'arma di un guerriero samurai. La maestria di un artigiano diventa letale. Una spada forgiata con ben 2 tipi di acciaio. Duro e ultra affilato all'estremità, ma con un'anima dolce e flessibile. Il professor Inoue dell'Università Fukuyama spiega com'è possibile. Se si forgia una spada da un acciaio molto duro, sarà tagliente ma anche incline a scheggiarsi e spezzarsi. Tuttavia, avvalendoci di un acciaio più dolce, si eviterebbe il rischio di rottura, ma rinunceremmo alla perfezione del filo. I maestri artigiani giapponesi comprendono questa contraddizione. Il trionfo dell'artigianato giapponese sta nell'unire ferro e acciaio, un metallo duro sul filo della lama e quello più duttile nel resto, durezza ed utilità. 2 caratteristiche distinte che fanno della katana una delle più affilate e resistenti spade del mondo. La fusione dei 2 metalli è la prossima fase del processo. Il filo della lama, ricca in carbone, è ricavato da un involucro di acciaio arrotolato attorno a uno strato più leggero di carbonio, un ferro più duttile, che rappresenta il cuore della lama. La struttura esterna di acciaio, conosciuta come perlite o ferrite, è molto dura. Ma i maestri giapponesi sanno fare qualcosa in più. Il segreto della loro arte si trova nella lavorazione delle microstrutture del metallo.
Al microscopio tutto ciò che si vede è un miscuglio di vari componenti. All'interno, verso la fine della lama, possiamo anche trovare ferro puro, come in questo campione, e vedere granuli bianchi di quella che chiamiamo ferrite. Ciò che ci serve per il filo della lama della spada è qualcosa di più duro del solo acciaio. È una struttura nota come martensite e per il suo aspetto è spesso paragonata alla paglia o alla neve. Complessivamente è un materiale molto duro, quindi ideale per costituire la parte affilata di un oggetto. Seppur mai intesa come arma da taglio, la punta della katana è fondamentale. Ciò ha condotto ad esperimenti unici per testare l'affilatezza di un'arma. Particolarmente in tempo di pace, quando i criminali avevano buone possibilità di fare la fine di una cavia umana. A seconda della colpa si poteva perdere un braccio, una gamba, o addirittura di peggio. Incisi su alcune spade sono ancora leggibili i nomi dei carnefici, la data e il numero dei cadaveri che venivano sezionati in un unico colpo. Nell'officina di Gassan è in corso un lavoro di squadra molto delicato. Un miscuglio segreto di argilla e polvere di carbonio passata sulla superficie isola e protegge alcune sezioni della spada durante il processo di indurimento. Questo strato isolante, una forma di arte già di per sé, è conosciuta con il nome di Amon. L'argilla si mischia al carbonio. Lo faccio per ottenere lo strato isolante chiamato Amon. La creazione di questo strato non serve unicamente a provare la maestria del fabbro, ma anche ad esaltarne la creatività, conferendo ad ogni spada una caratteristica di unicità. Laddove si incontra l'acciaio dolce con la parte dura della lama, si forma una linea visibile. Dal punto di vista tecnico si tratta di una fase microstrutturale tra la martensite e la perlite, che contiene proprietà di entrambi e quando la spada viene smaltata può essere considerata come una zona d'ombra priva del riflesso a specchio. Gassan scurisce il forno in modo da poter stabilire, dal colore del metallo, quando esattamente la punta della spada ha raggiunto gli 800 gradi. Se si surriscalda l'acciaio potrebbe spezzarsi, se si raffredda troppo potrebbe non indurirsi. Al momento opportuno, Gassan è pronto a tirare fuori la spada. Solo quando il colore della lama diventa del rosso del sole al tramonto, la katana è pronta a ricevere la sua anima. Quando la lama diventa di quel rosso, viene immersa nell'acqua e le parti coperte dal sottile strato di argilla si raffreddano velocemente diventando molto dure. È nel corso del processo di indurimento che la katana lentamente prende vita. Un raffreddamento rapido della punta coperta solo leggermente di argilla trattiene il carbonio all'interno dell'acciaio che crea un altro strato e forma la lama tagliente della spada. Il resto della spada, coperta da uno strato più spesso di argilla, si raffredda più lentamente e conserva proprietà maggiormente duttili. Tali cambiamenti strutturali durante il processo di raffreddamento piegano la spada nella sua forma classica. Gassan, ormai, intraprende una delle ultime fasi nella creazione della sua spada, la lucidatura preliminare. Aveva già determinato le misure e le definizioni della lama quando l'aveva disegnata. Procede ora a delinearne i contorni e rendere l'estremità affilata come un rasoio. La spada verrà poi consegnata a un altro maestro esperto nella lucidatura. Ma già a questo stadio Gassan può vedere se ci sono imperfezioni. Non intende passare altro che una lama perfetta al suo collega. Oggi Tokyo è una delle metropoli più grandi del mondo. Una delle città più tecnologicamente avanzate. E
anche la patria delle fasi finali di un processo antico migliaia di anni nella forgiatura delle spade. Il maestro Onami rappresenta la 14ª generazione di lucidatori di spade, uno dei più noti e accreditati del mondo. Sarà lui ad occuparsi del terzo e ultimo stadio della creazione della spada. La lucidatura delle spade era affidata ad uno specialista, soprattutto negli ultimi secoli. Il suo compito era quello di affilare la spada e darle la sua ultima forma, e anche di portare alla luce tutte le strutture che la spada ha acquisito nel corso della forgiatura e del processo di indurimento. Ogni singola spada katana richiede diversi tipi di speciali pietre lucidanti. Per sceglierle, il maestro Onami attinge alla sua conoscenza enciclopedica di tutte le scuole esistenti in Giappone. Nel XIV secolo esistevano 5 scuole di fabbricazione delle spade. Incredibilmente, oggi ce ne sono ancora 5. Le belle pietre sono rare e possono costare anche migliaia di dollari. Il maestro ricerca attentamente il fascino nascosto che si cela in ogni spada. Dopo 10 giorni di lucidatura, passa a una delle più raffinate qualità di pietra. La pietra Izuya è di taglio piccolo, a volte non supera le dimensioni di un chicco di riso. Benché tenga la lama opposta al suo corpo, occorre una buona dose di concentrazione per sfregare questi granelli sull'acciaio più affilato del mondo. Le katana sono molto affilate. Da giovane mi sono tagliato spesso. E comunque a tutt'oggi sono ancora nervoso. A questo punto il maestro dà inizio alla tecnica dello sbiancamento della lama, che rivelerà la linea di incontro tra l'acciaio duro e quello dolce. Ora dopo ora, il maestro esalta la bellezza del metallo. Adesso la sua attenzione è rivolta all'estremità della spada. Si dice che lavorare la punta è come indossare il trucco. Perché l'estremità di una spada è come un viso che si mostra al mondo. La katana del samurai non è solo una splendida arma, è un simbolo del potere e della posizione che si occupa all'interno del complesso tessuto sociale giapponese. In realtà un samurai porta sempre con sé 2 spade, come segno visibile di un'autorità intoccabile. La katana e la più piccola wagizashi. Si doveva loro rispetto, perché rappresentavano l'aristocrazia. Erano i padroni, coloro per cui i contadini coltivavano il riso, i mercanti vendevano le merci, gli attori recitavano e i religiosi pregavano. Ma erano anche temuti perché, in linea teorica, perlomeno, erano gli unici all'interno della popolazione giapponese ai quali era consentito portare delle armi. Il samurai e la sua katana sono inseparabili. Solo la morte ci sarebbe riuscita. La spada è come l'anima. Nel corso del XVII secolo fu pubblicato un libro dal titolo Hagakure. È un testo classico che descrive cosa esattamente significa essere un samurai e il comportamento adatto a un simile status. Contiene una frase a effetto: la realizzazione del samurai è nella morte. In un certo senso, bisogna riconoscere che riassume appieno l'etica del samurai, che consiste nel vivere per prepararsi a morire. I samurai prendono questo codice di condotta molto seriamente. Rifiutano il fallimento, la resa e il disonore, più di ogni cosa. Piuttosto la morte.
Il suicidio, o seppuku, che è un'altra lettura del più noto termine harakiri, è un elemento essenziale alla comprensione dell'etica samurai. Per un samurai, il crimine peggiore è la disobbedienza. Paga per i suoi sbagli di propria mano. Il codice che regola la sua vita ne decreta anche la morte. Se il samurai aveva servito bene il suo maestro, poteva ottenere di essere assistito nella morte da un compagno, il quale nel momento di massima sofferenza gli avrebbe tagliato la testa. La collezione Royal Armouries di Leeds, nel Regno Unito, ospita praticamente ogni spada mai costruita. E adesso promuove un esperimento che intende contrapporre due icone storiche. La spada curva del Giappone contro lo spadone dritto europeo. Lo spadone è la migliore arma da taglio. La spada katana, la più violenta. Chi vincerà? Con il declino del feudalesimo, testare le armi sui cadaveri divenne fuori questione. Quindi si cercarono in fretta degni sostituti dei corpi umani. Oggi ci avvaliamo di fasci di paglia. La paglia è un buon compromesso per ricreare lo spessore delle ossa umane. Il concorrente samurai comincia per primo e lo taglia agevolmente. Analogamente, lo spadone europeo, seppur con una punta più arrotondata, se la cava egregiamente. Ma le spade europee non hanno mai avuto grande popolarità in Giappone. Le spade europee non hanno mai avuto successo in Giappone, perché era noto come non venissero costruite secondo la tradizione delle lame giapponesi, e quindi i giapponesi non potevano che considerarle inferiori. Per quanto simili nella filatura, le due armi richiedono abilità molto diverse in combattimento. Forza bruta con in pugno lo spadone europeo, agilità ed eleganza impugnando la spada samurai. Ma nel XVI secolo è apparsa una nuova arma che ha sfidato guerrieri e spade, cambiando per sempre il panorama balistico mondiale. In Giappone, i colpi di arma da fuoco sparati da guerrieri non appartenenti a nessuna elite allontanano d'imperio i samurai dal campo di battaglia. Ma non segnano la fine del guerriero. Molto tempo dopo la scomparsa della classe dei samurai, lo spirito del Bushido, ovvero il costume del guerriero, è ancora vivo nel Giappone moderno. Le scuole di scherma prosperano e il segreto della katana resta più affascinante che mai. Il maestro Otake, 80 anni, è uno dei più noti esperti di arti marziali e colui che ha conquistato il grado più alto nella gerarchia dell'arte del combattimento samurai. Ma prima di tramandare i suoi 30 anni di esperienza, tutti i suoi allievi devono fare un giuramento di sangue in cui si impegnano a non rivelare mai alcuno dei segreti delle arti marziali. Ma cosa ben più importante, essi giurano di vivere nel rispetto dei dettami imposti dal codice del samurai. Il maestro Otake insegna al Kato Rishinto, che fu fondato oltre 600 anni fa. Ma prima che gli allievi saggino la scienza della katana, al di fuori,
devono essere padroni degli elementi basilari di un combattimento a due. Quando si combatte, mai con il sole in faccia, sole e luna devono essere lasciati alle spalle. Però può essere una tecnica per accecare il nemico. Il guerriero più forte è colui che durante il combattimento sa plasmare gli eventi a suo proprio vantaggio. Questo è il punto debole dell'armatura, quindi è un ottimo obiettivo. Ok, in posizione. Bisogna attaccare qui, al cuore e alle arterie. Se colpisci dall'altro lato, non ci riesci. Colpisci qui o al collo. Naturalmente, puoi anche scansarti. Ma quando blocchi l'avversario, dovresti sempre usare il retro della spada, perché quella è la parte più dura. Ci sono molti segni sulla parte smussata della spada. Accade ogni volta che si parano i colpi dell'avversario. Per attaccare, quindi, bisogna usare la parte posteriore della spada, così. Occorre un lungo allenamento affinché il corpo ricordi come muoversi. Bisogna arrivare ad essere in grado di pensare al lavoro del giorno dopo mentre si è in combattimento, ma per questo ci vuole qualche anno. Midori Tanaka lavora come centralinista per una società di elettronica. I suoi antenati erano samurai. La sera, dopo il lavoro, sale su un treno con la sua spada. Il padre di Midori, Fumon Tanaka, è un gran maestro di scherma di Osaka, che ha dedicato la sua vita allo studio e alla pratica delle arti del combattimento samurai. Credo che molti giapponesi possano ancora trovare lo spirito del samurai nel loro cuore. Oggi i metri di valutazione per ogni cosa sono abitare in una bella casa e guidare una macchina sportiva. Lo spirito di un guerriero era diverso. Contava solo l'onore, dare il meglio di sé in ogni momento. E questo è lo spirito del Bushido, che non dovremmo dimenticare. Oggi la sua casa è la meta di tutti coloro che desiderano vivere nel rispetto di questo codice. Midori ci va 3 volte a settimana per allenarsi. Negli ultimi 1000 anni, solo gli uomini potevano farlo. Midori ha cominciato a combattere da bambina e aspira un giorno a prendere il posto di suo padre come gran maestro. Oggi viviamo in una società in cui le donne non devono più nascondersi. Ma non mi sento nemmeno di avere un ruolo speciale in questa scuola solo perché sono una donna. Desidero tramandare la conoscenza che ho appreso dai miei maestri. E Midori è la mia unica figlia. Sono stato molto felice quando mi ha detto che voleva imparare le antiche arti marziali. Se non fosse stato così, avrei dovuto scegliere qualcun altro a cui trasmettere la mia esperienza. Midori è talmente brava che ora si allena con una spada vera e non con un bastone. Questo però non lascia margine all'errore. Attraverso le arti marziali si superano le paure individuali. Se si raggiunge la condizione del Mushin, che significa assenza di pensiero, si può essere pronti a combattere in qualsiasi momento senza temere di poter morire. Questo è uno dei obiettivi.
Nessuno meglio del maestro può mostrarci come si fa. Tanaka si prepara a mostrare cosa significa per un samurai essere una cosa sola con la sua spada e non aver paura. E perché la loro vita dipenda dalla qualità della lama. La prova più grande è quando sua figlia prende la mira e gli punta al cuore una freccia. Serviranno gli anni di disciplina e allenamento a proteggerlo. Potrà la sua spada salvarlo dalla velocità di una freccia? Leggera, composta di equilibri perfetti e dura abbastanza da tagliare un'armatura, la katana nelle mani di un samurai esperto è l'arma più adatta al combattimento ravvicinato. Ma ciò che tradizionalmente rende il samurai e la spada una coppia formidabile è l'abilità a non temere la morte. I samurai praticano l'arte della meditazione per raggiungere uno stato mentale chiamato Mushin. Ora, Fumon Tanaka affronta la freccia di sua figlia. In una situazione in cui la spada e l'arco sono contrapposti, queste frecce riescono a penetrare una tavola dello spessore di un centimetro, più che sufficiente a uccidere un uomo. Non ci vogliono solo il coraggio e la velocità di reazione del maestro Tanaka. Di fronte alla freccia è necessaria una spada molto affilata che offra la possibilità di spezzarla in due in pieno volo. La katana del samurai è la prova dell'ambizione dell'uomo di aspirare alla perfezione. Rappresenta il culmine di generazioni di mastri fabbri che hanno lavorato a cavallo dei secoli alla ricerca della lama più perfetta del mondo. Quando gli eserciti americani invadono il Giappone nella Seconda Guerra Mondiale, non sono certo passate inosservate. In guerra, migliaia di soldati giapponesi possiedono una spada. Persino i piloti kamikaze ne hanno una al loro fianco. La richiesta di queste armi è tale che la spada arriva alla produzione di massa. Si tratta naturalmente di imitazioni di scarsa qualità, ben lontane dalla creazione tradizionale, semplicemente forgiate da calchi di acciaio di bassa lega. Ciò nonostante, è possibile che qualche katana originale sia arrivata ai ranghi di combattimento. Alla fine della guerra, un numero elevatissimo di spade fu confiscato ai prigionieri giapponesi o prelevato dai cadaveri sul campo di battaglia. Proprio in virtù della resistenza dei nemici a consegnarle spontaneamente, i soldati americani le volevano a tutti i costi. Tra migliaia di spade più comuni, è certo che ci fossero anche delle katana originali. È molto probabile che a tutt'oggi qualcuno in America conservi nella sua bella casa un tesoro di questo tipo come semplice souvenir, senza sospettarne minimamente il valore reale. Oltre mezzo secolo dopo, la katana rimane la migliore spada mai realizzata. Un oggetto di incredibile bellezza, un simbolo d'onore. Benché l'era moderna gli attribuisca un cartellino e un prezzo. La galleria Tuken Shibata di Tokyo espone con orgoglio le sue spade samurai. La perfezione ha il suo prezzo. Dai 5.000 ai 25.000 dollari per una buona spada. Si superano i 50.000 per acquistarne una famosa. Ma il proprietario della galleria, il signor Shibata, non vende a chiunque manifesti di avere il denaro.
Datemi del nostalgico. Ma la spada simboleggia ancora l'anima del samurai. Non la cedo a chiunque. Per me è importante che il cliente lo comprenda. È come se dovessi potermi fidare di lui. Sono passati 3 mesi da quando Gassan Sadatoshi ha terminato di forgiare la sua spada. Anche il maestro Onami ha finito di lucidarla. È il momento della verità. È giunta l'ora di testare il risultato di 6 mesi di lavoro di 15 uomini. Buongiorno. Una spada alla quale è stato dedicato così tanto lavoro che mostra ora tutta la sua perfezione. Ogni volta resto senza parole. Realizzata nel XXI secolo, seguendo alla lettera i metodi antichi, la spada katana rappresenta una tradizione che affonda le sue radici in una cultura millenaria. Questa lama è la combinazione perfetta tra la resistenza e la duttilità del ferro e l'affilatura e la durezza dell'acciaio. La lucidatura, insieme raffinata e letale, per molti fa la differenza. Per me, la spada giapponese non ha rivali al mondo. Secondo me, la spada samurai giapponese è la spada più perfetta che sia mai stata creata. Ancora oggi, il samurai e il suo codice di vita continuano ad ispirare le nuove generazioni. 1000 anni di disciplina, devozione e di una tradizione senza eguali. Sono valori che il Giappone ancora mantiene saldi. La leggenda della spada katana ancora ci incanta.